Perché per un po' sbaglieremo tutti a segnare le date, scriveremo ancora 2016, non ci si sbaglia ovviamente. 21 e 22 gennaio ci sarà la Lunia Editrice che organizza il tutto con questa manifestazione voluta e realizzata da Sergio Malavasi di Mare Magnum e Matteo Luteriani di Luni Editrice. Matteo, ben ritrovato. Buongiorno, ben ritrovati. Perché ci eravamo sentiti per quella bellissima mostra ospitata a Milano alla Biblioteca Sormani dedicata a Pinocchio, quindi arti grafiche unite insieme alla letteratura, alla narrativa in quel caso di tutti i tempi. Che cosa c'è da aspettarsi da questo Salone della Cultura allo Super Studio Clou? Ma dunque, intanto è un salone che non è contrario, questo va detto in apertura, non è contrario né al Salone del Libro di Torino né al nascente Salone del Libro di Milano, quello che si farà a Rofiera. È un Salone della Cultura, infatti sì, l'abbiamo chiamato appunto Salone della Cultura perché unisce per la prima volta in modo sinergico e quindi non conflittuale o comunque di affiancamento senza che una sezione parli con l'altra, due mondi che di solito non dialogano fra di loro. Il mondo del libro usato da collezione di antiquariato, che è gestito per questa manifestazione nostra appunto da Mare Magnum, che è il sito più importante che c'è in Italia di vendita di libri online, e appunto la terza. Aggiungo, Matteo, chiunque di noi amante dei libri voglia andare o abbia voluto recuperare una copia, magari che non è più in stampa da 30-40 anni, e su Ah, gliela Mare trovate. Magnum la trova. Certo, ed appunto da Sergio Malavasi, che si è occupato della parte, diciamo, del mondo usato, che in modo esemplificativo chiamo così, e poi io come editore della Luni abbiamo messo tutto il mondo del libro nuovo, però il mondo del libro nuovo ha tutta una declinazione di sfumature molto interessanti, perché oltre all'esposizione pura e cruda dei libri, alla quale io peraltro credo abbastanza poco, infatti uno dei motivi della crisi delle editorie è proprio che non si può pensare di presentare dei libri da vendere e pensare che le persone possano essere interessate. Bisogna creare un percorso, che è quello che noi abbiamo voluto fare con questo salone, appunto di creare un percorso che possa avvicinare le persone, far capire quanto è bello non solo il mondo del libro, ma tutte appunto le sfumature, come dicevo, legate al libro. E in particolare abbiamo all'interno di questi stupendi spazi di Superstudio Più, che è il cuore pulsante della cultura milanese, la chic, no? La cultura milanese, quella di Via Tortona, del fuori salone del mobile, della Forta Fair e di tante altre manifestazioni, abbiamo inserito una serie di laboratori e abbiamo fatto chiamato un padiglione del salone il laboratorio della cultura e delle mostre, e questi laboratori saranno un laboratorio di pop-up fatto da il più grande maestro di pop-up, un paper engineering di fama internazionale, che è Dario Cestaro, che farà dei laboratori di pop-up a dei costi estremamente contenuti, aperti a tutti, diciamo dai 14 anni in su. Poi ci saranno dei corsi di incisione fatti dal maestro incisore Edoardo Fontana, anche questi sempre con dei piccoli costi, giusto per il rimborso. Poi ci saranno dei maestri orafi che incideranno degli ex libris, e uno possa mettersi lì a fare l'incisione degli ex libris della scuola professionale Galdus. Di fianco a questo ci sarà una cosa straordinaria, la prima volta che viene fatta, e sono molto contento che abbiano aderito una multinazionale come la Xerox. Ammettiamo una macchina da stampa digitale professionale, quindi quelle macchine che usiamo noi editori per fare le stampe digitali, e questa macchina stamperà gratuitamente a chi ne farà richiesta portando la chiavetta con il PDF o inviandocela preventivamente 10 copie del proprio libro, che verranno donate a tutte le varie persone, fino a 32 pagine. Ecco, certo, no, non possiamo fare la stampa di, che ne so, di libri da 300-400 pagine, però è un servizio, perché può darsi che all'interno di nuove leve, nuove persone, ci siano degli Ungaretti, dei Saba, dei Montale, e io volevo dare la possibilità a tutti, gratuitamente, quindi sobbarcandoci il costo noi come organizzazione, di avere un libro autostampato, finito, a colori,
quindi poi abbiamo fuori bianco e nero chi ha solo il testo o con le immagini e le fotografie, chi lo vuole ancora. Inoltre abbiamo aggiunto all'interno di questi spazi, sempre per dare un grande spazio alla creatività, delle mostre fotografiche fatte da giovani fotografi affiancate a una mostra di un grandissimo maestro del design italiano, mancato da poco, mio caro grande amico Giancarlo Di Prandi. Lui era solito ad andare d'estate a fare dei viaggi nel deserto e fare degli sketchbook, proprio dei disegni come facevano gli antichi viaggiatori. Faremo un'esposizione con dei pannelli di questi suoi sketchbook meravigliosi. Inoltre, per finire, diciamo fra le tante cose che faremo, c'è una straordinaria mostra di questo grandissimo fotografo del periodo del primo Novecento, Elio Luxardo, e la Fondazione 3M ha accettato la mia proposta, la mia idea di fare questa mostra.